Lo so benissimo che in mezzo a voi ci sono un sacco di fan di Honor 8 e lo capisco, questo è veramente un ottimo prodotto, forse uno dei migliori del 2016 per rapporto qualità-prezzo, ma vi chiedo di non cominciare con le solite storie e di guardare con attenzione e con occhio critico questo confronto tra i due smartphone che ho consigliato di più negli ultimi mesi, ovvero Honor 8 e Galaxy A5 2017. Cominciamo ad analizzare dal punto di vista costruttivo e del design. Qui devo dire che la più grande differenza che c'è è che A5 2017 è anche resistente all'acqua con certificazione IP68. Per il resto sono allo stesso livello, metallo e vetro, entrambi soffrono particolarmente di una scarsa qualità del vetro posteriore che tende un po' a rigarsi facilmente. Qui si vede la differenza che c'è tra questi e un top di gamma, per esempio. Poi dal punto di vista estetico, uno è con un gusto un po' retro, con delle colorazioni pastello, molto carino, molto bello anche da tenere in mano, mentre Honor 8 forse dà la sensazione di essere più elegante e anche più premium, più freddo sotto certi punti di vista. Honor 8 sensore di impronte digitali sulla parte posteriore, tra l'altro anche cliccabile, si possono impostare varie funzioni sulla pressione del tasto, mentre A5 2017 più classico con il tasto home centrale con annesso sensore di impronte digitali a sfioramento e i tasti soft touch. Diverso anche il display, un Full HD da 5,2 pollici per Honor 8 contro un Full HD sempre 5,2 pollici ma con tecnologia AMOLED per Galaxy A5 2017. Qui è l'eterna lotta tra l'AMOLED e l'LCD ed entrambi sono dei buoni rappresentanti della fascia media per la tecnologia, quindi un Honor 8 con un bel display, bello luminoso, molto vivido, che però soffre un po' di colorazione al grigiastro sui neri nel momento in cui viene inclinato, mentre un A5 2017 che soffre di qualche aberrazione cromatica, di qualche riflesso quando lo guardiamo un po' di sbieco e non ha quella definizione, quella brillantezza che abbiamo visto magari sugli AMOLED di fascia più alta. Molto diversi invece dal punto di vista hardware, e qui secondo me c'è poco da girarci intorno, almeno sulla scheda tecnica. Honor 8 è un device di fascia molto più alta rispetto a quella di Galaxy A5 2017. Tutto ciò si traduce poi nella pratica, però con differenze tutto sommato minori. Honor 8 è comunque molto più veloce, più scattante, più piacevole, un pochino più reattivo, mentre A5 2017 è un filino più lento, soprattutto quando si fanno tante operazioni una di seguito all'altra veloci. Qui sta un po' al vostro tipo di utilizzo. Se come me, magari utilizzate lo smartphone molto velocemente, in maniera anche quasi ossessiva in alcuni casi, per quando dovete fare le cose rapidamente, allora devo dire che Honor 8 vi darà soddisfazioni maggiori. Se invece siete un utilizzatore normale, con un minimo di pazienza e fate le cose con una velocità normale, non lenta, allora A5 2017 sarà comunque più che sufficiente. Entrambi memoria espandibile tramite lo slot. In questo caso però dovrete rinunciare alla doppia SIM di Honor 8, che è una delle funzionalità importanti che lo distingue da Galaxy A5 2017. Honor 8 tra l'altro è un dual SIM full active e ce ne sono veramente pochi di questa categoria in commercio. Dal punto di vista telefonico e della connettività sono esattamente identici, hanno le stesse specifiche e vanno molto bene. In questo però bisogna un po' tirare le orecchie ad Honor, tanti utenti l'hanno segnalato, in molti se ne lamentano, ovvero che Honor 8 ha dei valori SAR particolarmente alti. Ora è tutto assolutamente entro i limiti di legge, chiaramente. Però, se siete persone che fanno particolarmente attenzione anche a queste caratteristiche, allora certamente tra i due sarebbe meglio scegliere A5 2017. A livello software abbiamo Nougat per Honor 8 e Marshmallow ancora per A5 2017. Molto strano che A5 2017 non sia ancora stato aggiornato, qui invece bisogna tirare le orecchie a Samsung. Detto ciò, Grace UX per il Samsung contro la Emotion UI 5.0 per Honor 8 sono due sistemi operativi molto diversi tra loro a livello estetico, a livello di funzionalità, ma che alla fine nell'utilizzo quotidiano danno più o meno la stessa esperienza d'uso.
Il Samsung è adatto alle persone magari un po' meno esperte, quelli che vogliono un telefono completamente semplice, senza troppe funzionalità. Infatti rispetto a ciò che abbiamo visto per esempio su S8, la versione presente su A5 2017 è molto molto più semplificata. Honor 8 invece non ha praticamente rinunce dal punto di vista software rispetto ai top di gamma, questo è sicuramente un pregio. Se volete un telefono molto molto semplice, beh, non è proprio quello che fa per voi. Comunque non è che la Emotion UI sia un software complicato, ci sono abbastanza funzioni, tante che riguardano la privacy, però volendo lo tenete anche con tutto di default e funziona alla grande. Discorso autonomia, 3000 mAh per entrambi, ma autonomie diverse. Ora, avessi fatto questo confronto all'uscita di Honor 8 e all'uscita di Galaxy A5 2017, Honor 8 probabilmente avrebbe vinto di un pochino su A5 2017. In questo momento però Honor 8 è già stato aggiornato a Nougat e ha perso parecchia autonomia con l'aggiornamento, mentre A5 2017 è ancora fermo a Marshmallow e per ora se la cava veramente molto molto bene. Infatti con lui farete quasi 2 giorni completi, praticamente siamo oltre le 5 ore di display acceso senza nessun problema, mentre con Honor 8 farete un po' di fatica a arrivare alla fine della giornata se lo utilizzate in maniera molto intensa. Io in questi giorni non ho fatto mai più di 4 ore e un quarto di display acceso e mi è un po' dispiaciuto perché Honor 8 è uno di quei telefoni che all'uscita faceva agevolmente anche lui le 5 ore di display acceso. Il comparto fotografico è di grande divisione tra i due, abbiamo infatti un sensore da 16 megapixel principale e uno da 16 megapixel sul fronte per Galaxy A5 2017, 2 sensori da 12 megapixel, uno RGB, uno in bianco e nero per Honor 8 e un sensore da 8 megapixel frontalmente per lo smartphone cinese. Quale dei due scatta le foto migliori? Beh, devo dire che inizialmente Galaxy A5 mi aveva dato qualche problemino, poi è stato aggiornato recentemente ed è stata fissata questa criticità sulla fotocamera. Infatti in questo momento secondo me scatta foto leggermente migliori di quelle di Honor 8. Non è che ci sia questo abisso tra i due, sono veramente lì lì, però secondo me in generale A5 riesce ad avere qualcosa in più in termini di definizione, di pulizia dell'immagine, vividezza dei colori. C'è da dire però che Honor 8 ha la possibilità di avere anche questo effetto bokeh sfruttando la doppia fotocamera. Anche in questo caso secondo me non è una funzione che vi fa svoltare, fa cambiare radicalmente il giudizio sul comparto fotografico, ma è qualcosa in più. Entrambi non hanno la stabilizzazione ottica, questo si vede in maniera abbastanza pesante nel video. Per quanto riguarda la selfie cam, invece, A5 riesce a fare dei selfie migliori, ma solo se lo tenete alla distanza giusta perché ha fuoco fisso, mentre Honor 8 ha 8 megapixel, una onesta fotocamera frontale alla fine, nonostante la grossa differenza della risoluzione tra le due fotocamere, più o meno i risultati sono simili. Quale scegliere tra i due? Beh, io devo dire che li sto utilizzando da tanto e ancora non ho preso una decisione definitiva. Personalmente penso che alla fine prenderei Honor 8. Perché? Perché semplicemente amo il fatto che lo smartphone sia molto reattivo e molto scattante e in questo devo dire che A5 2017 perde un po' e per me è un punto fondamentale, quindi decisivo per la scelta. Se per voi questo non è un problema, allora forse vi potrei consigliare di più A5 2017 perché è impermeabile, fa delle foto migliori e ha un'autonomia un pochino migliore, che sono 3 parametri molto importanti per un utilizzo comune, classico dello smartphone. Bene, spero di non aver ferito l'orgoglio degli acquirenti di Honor 8 e A5 2017. Queste erano le mie idee, questi sono i nostri consigli. Mi farebbe piacere anche sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ovviamente vi invito anche a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, per noi è molto importante, e ad iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Tutto Android, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!